Dominica è Trinidad. Aldo Ronghi si avvicina, quindi andiamo da lui. 1-1, 1-0 per loro, poi proprio nel finale, gol, non so, di Piscino mi sembra. Sì, vabbè, partita combattuta, bella partita fino a questo momento e ci stiamo divertendo. E cosa sta mancando secondo te? Io vedo, cioè, ho visto un Barcellona molto molto meglio. Sì, sì, infatti, manca l'aggressività o la testa della partita. Non siamo ancora in partita. Ok, in bocca al lupo. Andiamo da qualche altro protagonista. Mile! Uno a uno. Siete partiti meglio voi, metà primo tempo gol per voi e nel finale Biscino dall'altra parte ha fatto il gol dell'1-1. Una partita equilibrata. 6-6 non giochiamo da parecchio, noi ci può trovare in mezzo al campo. Alcuni giocatori con cui non abbiamo mai giocato, però va bene così. Secondo te questo Costa Rica cosa manca per, diciamo, portare a casa i 3 punti? No, un po' forse di forza fisica, loro stanno correndo in più anche con il cambio, perché loro sono 7, noi solo 6. Dobbiamo riuscire a farli correre un po' di più contro di noi e poi speriamo bene. Ok, in bocca al lupo. Siamo in compagnia di Gambardella, Costa Rica e Silverio Miscino per il Trinidad e Tobago. Tobago, come si chiama? Una squadra qualsiasi. Una squadra qualsiasi. Partiamo prima da te. Avete perso 7-3 dopo un primo tempo 1-1. Avete letto, diciamo, la forza degli avversari. Poi cosa è successo? Beh, siamo crollati forse fisicamente. Loro in campo stavano messi meglio e hanno indovinato delle soluzioni da fuori aria davvero particolari. Tiri al volo nella ma non ci sa se è fortuna o è bravura. No, sicuramente è bravura. L'hanno indovinati, però diciamo l'intenzione c'era. Senti una cosa, diciamo che nel 7-7 siete molto, diciamo, da protagonisti, lo state facendo questo torneo. Ma questo qua come sarà? Non so, speriamo di essere anche qui protagonisti. Speriamo che questo sia solo un passo falso iniziale e poi riprenderci poi nelle prossime partite. Ok, vuoi dedicare la prestazione? Cosa? Vuoi dedicare la prestazione? Preferisco non dedicare a nessuno perché è stata una prestazione abbastanza anonima di tutta la squadra in generale. Ok, un saluto a Costa Rica e Gambardella. Ciao. Ciao, ciao. Miscino, sì. Diciamo che nella finale della Summer e in questo inizio della Coppa America ci hai sorpreso. Speriamo di sorprendere ancora. Ti sei sbloccato, secondo me, sotto il profilo fisico. Sì, ho perso, diciamo, qualche giocate. Ho acquisito un po' più di fiducia, anche perché venivo da un po' di infortuni e giocando sopra gli infortuni, poi quando sono guarito mi sono trovato molto meglio, quindi ho acquistato fiducia e cerco soluzioni anche un po' più complicate. Fortunatamente mi riescono bene, mi riescono, sono anche fortunato. Abbiamo ripreso anche il gol con, diciamo, la giocata col tacco e poi sul secondo palo. Sì, là non mi è riuscita la giocata perché il difensore ha tenuto. Fortunatamente il tiro è passato tra le gambe del difensore e il portiere non ha potuto fare niente. Senti una cosa, cosa può dare questo Trinidad? Beh, io penso che può puntare tranquillamente alla vittoria, anche perché abbiamo dimostrato che in un torneo più lungo con molte più squadre siamo arrivati ai quarti e potevamo comunque arrivare in finale tranquillamente. Oggi ci ha anche assistito un po' la condizione fisica, perché avendo il cambio fuori, secondo me abbiamo fatto una buona scelta, abbiamo un po' riposato un po' tutti e quindi l'abbiamo soccorsati forse fisicamente. Ok, vuoi dedicare l'MVP e i gol, la prestazione in generale? Allora, la prestazione la dedico al capitano, perché mi aveva chiesto di fare gol ieri, di fare 3 gol e non farte 4, e quindi mi prendo questa piccola rivincita. E niente, speriamo di continuare così e di andare più avanti possibile. Ok, bocca al lupo a voi. Crepi. Pistole a tutti quanti. Grazie, ciao.